that's a lie. Let's go, bitches. Ecco dentro la mente di Power, sempre su obiettivi per clan, live sempre, in questo caso con la Cloakam, così giusto per cambiare. Quindi via, partiamo subito, vediamo se qualcuno rusha. No, nessuno, quindi è il momento di andargli dietro. Fuori uno, fuori due, ok. Dopo questa rushata iniziale che gli abbiamo subito interrotto la cattura di A, è il momento di muoversi verso B. Quindi il problema sarà meglio coprire quello in Ava. Gli arriva da dietro, grande, l'ha ammazzato. Ok, quindi ora loro rinasceranno dentro B. Dato che rinasceranno dentro B, ci basterà setapparci e chiuderli, non farli uscire. Ora i miei compagni sono su B, rinasceranno all'apertura quella di C, qua dietro, dove sto correndo io. Quindi mi fermo, mi muovo piano, vediamo, pre-aim per vedere se c'è qualcuno. Infatti eccolo. Mi guardo al centro, mentre entrato il mio compagno, quindi ritorno qui. Però la situazione è abbastanza di stallo, perché come vedete loro... Ahia, una stun mi è arrivato da dietro in C. Comunque la situazione è abbastanza di stallo, cioè io potevo rimanere lì così, dato che loro erano tutti chiusi dentro B. Comunque, ora ci spostiamo dentro B, che secondo me è la cosa migliore. Posto nerd. Preso. L'ho ferito, se il mio compagno interviene lo ammazziamo. Ok. Ora, mentre il mio compagno cattura, io lo copro, perché i nemici dovrebbero rinascere là. Va bene, è entrato un altro compagno, quindi io l'aiuto. La catturo da solo, quello continua a cercare qualcuno che non c'è. Ok, ora loro rinascono in A, ma dato che a me non interessa, io mi sposto verso il mio compagno e lo aiuto. Anzi, non morì, fai il pezzo. Ok, quelli stanno in A, io mi sposto verso C. Intanto non riuscirei mai ad arrivare in tempo, quindi è inutile. Vediamo, c'è uno qua. Ciao, bello, torato. Mi tiro una smoke, così mi confondono nel fumo, speriamo. No, mi è saltato addosso, manco l'ho vista arrivare, gioca pure col pompa. Comunque non fa niente, per ora abbiamo una situazione, cioè, di controllo. Io torno in B perché non c'è nessuno, quindi qua, infatti, come vedete, previsto che entrava. Preso, sempre pronti, vediamo se c'è qualcuno. Nessuno. C'è uno qua a destra. Preso. Vediamo. Prendiamo un secondo. Morto. Momento di difendere ora, perché sono da solo in B, i miei compagni sono spostati in A. Quindi, ok, ora vado in C, perché stanno catturando A, quindi tutta la distrazione è lì, su quella bandiera. Quindi dovrei avere campo libero comunque, loro rinascono qua in Pro Shop molto probabilmente. Quindi vado a dare una controllata, non c'è nessuno, stanno facendo una marea di kill, quindi stun. Cioè stun, scusate, smoke, rinascono sopra ora, dovrebbero rinascere, sopra B dove sto mirando. Quindi molto probabilmente mi uccideranno, però non fa niente. Infatti, come... eccolo. Però il mio compagno, grandissimo compagno, non fa niente perché gli abbiamo tolto la possibilità di catturare punti. Quindi li abbiamo interrotti. Anche se ora stiamo perdendo comunque due bandiere, ma non fa niente. Ora mi setupperò qua dentro e aspetto. Infatti, no vabbè, che kill di connessione, madonna. Questo gioco fa veramente cagare, i server dedicati non ci sono. Vabbè, non fa niente. Smoke alla porta di B. Lo sapevo, un altro. Ah, mannaggia, non va il 3-piece. Comunque, ora vediamo cosa fare quando rinasco. Sono rinato qua, mi sposto verso C. Ah, ci sono due morti, quindi è il momento per levargliela. Loro rinasceranno dentro B ora. O forse dietro di me. Eh no, dietro di me rinascono molto. No, 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 rinascono sempre in B. No, rimango sdraiato sulla bandiera. Vabbè, sono pure stunnato, quindi sì. Mi pare l'unica cosa possibile. Che palle questo col pompa. Veramente un dito al culo. Oh, gli ha rotto il culo. Stiamo continuando a perdere bandiere su bandiere, ma non è quello il problema principale. Il problema principale è il fatto che non riusciamo a tenerne due. Ma per il resto stiamo prendendo un sacco di bandiere. Quindi però la situazione è abbastanza a nostro favore. Quello è entrato in B, quindi è il momento di pushare in B ora che è entrato. Via, 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 via. Ha fatto due kill, due kill, via, la prendo. Ok, ora mi potrebbe arrivare da là. Quindi pre-aim. Aim, preso. Potrebbero essermi rinati di nuovo nello stanzino, quello che vi dicevo prima, qui alla mia sinistra. Rimango sdraiato, infatti. Lì. Qua dietro, lo uccide il mio compagno. Con quello stanzino che vi dicevo è quello là. C'è uno alla mia destra. Ah, ho sbagliato qua. Comunque non fa niente, ho perso tempo e stiamo vincendo, quindi let's go. Arati, 3D Power. Let's go, bitches.
Mamma mia, questo col pompa che ansia. Comunque ragazzi, spero di avervi fatto capire un po' di objective work, cioè come funziona quando si stanno catturando gli obiettivi, come fare per fare, diciamo, quello che è un objective player. Spero vi sia piaciuto il video, stavo provando una nuova classe, ho 5 di sensibilità, quindi è un test questo che sto facendo. Spero comunque che vi sia piaciuto il video e let's go bitches, al prossimo video. 3